Le dosi per preparare il pane alle noci, in questo caso sono 2 kg di farina, dei quali 1 kg di tipo 00 e 1 kg di tipo rimacinata di grano duro, 300 g di noci già sgusciate, 2 lieviti di birra fresco, quindi sono 50 grammi. Mettete ancora più o meno un bicchiere scarso di olio extravergine d'oliva. Più o meno fate 100 ml. In una ciotola di acqua tiepida possiamo sbriciolare il lievito fresco in questo modo. Adesso lo possiamo far sciogliere. Per quanto riguarda l'acqua, ce ne renderemo conto strada facendo. In una ciotola abbastanza capiente, mettiamo le due farine. Si mischiano bene le due farine. Ok, così. E possiamo già creare una fontanella. A questo punto possiamo versare tutto il lievito al centro. Possiamo aggiungere le noci in questo modo. Possiamo aggiungere anche l'olio extravergine d'oliva tutto insieme. Lo mettiamo il sale un po' esternamente. Come sale fate 25 grammi per ogni chilogrammo, quindi fate più o meno 60 grammi più o meno di sale. Adesso io mi metto a girare con questo cucchiaio che facciamo prima e giriamo tutto. Possiamo mettere ancora un po' di sale, poi definiamo alla fine. Possiamo mettere tutto sulla spianatoia, in questo modo, così possiamo lavorare bene. Adesso possiamo ammassare. Adesso possiamo impastare, rendendo tutto abbastanza morbido. L'acqua è già sufficiente, più o meno calcolate, visto che c'era anche l'olio extravergine d'oliva, qualcosa come 700 grammi di acqua, ecco, o meglio 700 millilitri. Anche perché se continuate ad ammassare, vi rendete conto che viene sempre più morbida e più liscia. All'inizio sembra dura, ma poi dopo diventa un'altra cosa. Adesso possiamo adagiare il pannetto in questa ciotola, vedete? In questo modo qua. Come tradizione facciamo sempre il segno della croce e adesso lo mettiamo in un ambiente abbastanza caldo, diciamo intorno a 25-27 gradi. Io utilizzo il caminetto in questo momento per fare in modo che non secchi la parte esterna. Si mette un canovaccio umido abbastanza strizzato. In questo modo ne mettiamo un altro sovrapposto. Adesso possiamo mettere un listello di legno, come vedete questo qua, questa tavola. Io mi muovo in questo modo, vedete, visto che fa un po' freddo ancora, la temperatura sta intorno a 22 gradi, ce ne vorrebbe almeno 25. Io utilizzo questo trucchetto di mettere questa
coperta sopra, una coperta di lana molto fitta. Creiamo questa specie di altarino così e lasciamo almeno per 2 ore, ecco. Con questo sistema riusciamo a velocizzare la lievitizzazione, onde evitare che possa raffreddarsi troppo. Dopo 2 ore e mezza possiamo scoperchiare. Come vedete, abbiamo una buona lievitizzazione in maniera perfetta. Adesso possiamo mettere di nuovo la pasta sulla spianatoia, in questo modo. Adesso possiamo fare delle striscette in questo modo, diciamo di 4-5 cm. Come vedete, il pane, o meglio i piccoli filoncini, si presentano in questo modo. Si preferisce tagliarli in questo modo per evitare che le noci possano uscire, quindi facciamo una procedura più comoda per renderli un po' come il torrone. Adesso noi metteremo questa tovaglia un po' umida, poi metteremo ancora la coperta e per 3 quarti d'ora li facciamo ancora lievitare. Nel frattempo accendiamo il forno a 200-220 gradi. Ci sarà una prima fase della cottura, poi verranno girate, verranno praticamente capovolte e rimesse di nuovo a cuocere per altri 10 minuti. Adesso quelle che abbiamo prima messo sulla teglia sono già abbastanza lievitate, sennò poi diventano un po' acide. Possiamo infornarle a 200-210 gradi. Forno già caldo. Vedete, adesso rimarranno per 20 minuti, poi saranno girate e faremo ancora altri 10 minuti sotto sopra, ecco. Arrivati a questo punto, possiamo girarli sotto sopra, in questo modo, evitare di farli bruciare sotto. Così bilanciamo la cottura in questo modo. Ecco qua. Adesso li mettiamo ancora per altri 5-10 minuti. I primi filoncini sono pronti, adesso li possiamo anche girare. Vedete come sono venuti belli. Sono alle noci, molto gustosi e molto interessanti. Ecco qua. Vedete la seconda cottura? Facciamo la stessa cosa, conviene girare così veloce, senza molto veloci. Oh, oh. Attenti. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Sono belle rosolate. Adesso noi li faremo cuocere ancora per altri 5-10 minuti, poi faremo la terza
cottura abbiamo finito. Possiamo infornare adesso la terza teglia. Ecco qua. Adesso possiamo girarli allo stesso modo, vedete. Con questa procedura non li facciamo bruciare, li facciamo cuocere in maniera omogenea. Si preserva un quarto di cottura sotto sopra. Il pane, o meglio i filoncini con le noci, sono pronti. Come vedete sono molto sfiziosi, si possono accompagnare con tantissime cose come la marmellata, come anche la sardella, volendo ci potete fare di tutto. Volendo si possono mangiare così senza nulla, che sono gradevolissime. Consiglio questa ricetta di provare perché sono veramente uno stuzzico importante, uno sfizio che consiglio vivamente di provare. Nella prossima occasione faremo anche quelle con le olive. A voi tutto un grande saluto da Agropalati Provincia di Cosenza con le nostre tradizioni locali.